Ancora bombe nel comune di Sant'Antimo. Questa volta ad essere colpita nel cuore della notte è stata una sala giochi all'inizio del corso principale del paese. I danni, stimabili in qualche migliaio di euro, non hanno interessato in ogni caso le abitazioni circostanti. La paura è stata comunque molta, è il terzo episodio dall'inizio dell'anno e non si esclude nessuna pista. Il titolare dell'attività è Puca Carlo e risulta essere anche titolare di uno storico pub di Sant'Antimo che si trova a poche decine di metri dalla sala giochi. Cosa è successo stanotte? Ma orientativamente verso le 4 abbiamo sentito un boato che ha fatto svegliare tutto il vicinato. Io mi sono affacciato dalla mia camera e ho detto che avendo casa sopra la banca Unicredit, quindi proprio accanto al locale in questione, c'era una nube immensa, si vedevano i frammenti dei vetri che erano stati divelti. Insomma, qualcosa di veramente grave. Come già ho avuto più volte modo di ribadire, Sant'Antimo sta diventando un paese un po' particolare. Non è il primo evento, spero sia l'ultimo, ma non ci credo. E qualche mese prima, all'inizio dell'anno, comunque dobbiamo annoverare la bomba Ligea, c'è stato un altro atteggiamento come quello di stanotte ai danni di un barbiere. Insomma, gli eventi sono comunque considerevoli e sono sicuramente non tenere sotto gamba.